Ciao a tutti. Un'affermazione che spesso sento in televisione e che viene lasciata passare senza commenti e discussioni critiche è quella secondo cui la globalizzazione avrebbe portato a benefici alle zone del terzo mondo. E questo secondo me è molto fuorviante, questa affermazione, perché dal punto di vista economico, per come ragiona l'economia, questa è un'affermazione probabilmente anche vera, nel senso che se consideriamo paesi in cui c'era un'economia di sussistenza, ma prevalentemente agricola, in cui i prodotti restavano all'interno della comunità, magari non c'era neanche la moneta, c'era il baratto, esportazioni zero, e quindi dal punto di vista economico questo è il fallimento più totale, anche se magari le persone lì vivevano bene, chi lo sa. Nel momento in cui con la globalizzazione tu cresci le esportazioni, beh, per l'economia questo è un bene, magari anche se dopo la qualità della vita delle migliori cambia completamente. Poi se vogliamo considerare anche il caso in cui queste persone magari stavano talmente male, magari stavano per morire di fame, vabbè. Il ragionamento comunque puzza un po', perché se io prendessi una persona che sta per morire di fame, la faccio diventare il mio schiavo, poi posso andare in televisione a vantarmi di aver fatto del bene? Non lo so, vedete voi. Bisogna considerare che c'è una cosa che si chiama mercato equo e solidale, i cui prodotti spesso costano di più di quelli che troviamo al supermercato. A parte che il mercato equo e solidale diciamo, ha molti punti oscuri nella sua implementazione, ecco, sono stati diversi scandali anche su quello, ma nel caso in cui questo funzionasse bene, in cui la gran parte del profitto andasse effettivamente al produttore, beh, comunque se il prodotto costa di più di quello che troviamo sul supermercato, è perché il prodotto del supermercato molto spesso non è né equo né solidale, è ottenuto sfruttando il lavoro delle persone che lavorano in condizioni o disumane o comunque inferiori agli standard che abbiamo noi. Figuriamoci se nei paesi del terzo mondo hanno le ferie e la maternità pagate. Spesso c'è sfruttamento di bambini, spesso sono persone che lavorano con materiali pericolosi che noi non possiamo toccare, senza poi contare che spesso si sfruttano risorse del territorio, pensate all'olio di palma, alla deforestazione, oppure all'attività mineraria, all'estrazione di materiali che hanno un certo valore e che noi stiamo rubando letteralmente dall'Africa. Quindi quando si parla di globalizzazione, di aspetti positivi, ecco, non è che quei paesi del terzo mondo stiano molto meglio adesso di come stavano prima. Vi saluto, ciao ciao, adesso ciao.